tante le persone con il naso all'insù a Vigevano, un evento con le scuole organizzato dall'Associazione Vigevanese Divulgazione Astronomica. Vediamo. A che percentuale di copertura siamo arrivati quest'oggi? Qua a Vigevano siamo arrivati al 71,3% di copertura da parte della Luna della superficie del Sole. Possiamo confrontarla con quella del 99, quella del 99 era al 95%. Quindi diciamo una buona eclissi parziale, non ai livelli di quelle del 99. La prossima sarà del 2026, però solo per una piccola porzione, se non erro solo il 2, 3, 4%. Voi siete attrezzati con? Con gli occhiali da saldatore. Sì, il vetro per la maschera da saldatore. Si riesce a vedere bene? Bene, benissimo, sì sì. Sì, però dai telescopi è molto più bello, si vede molto di più. Come è venuta la foto? Beh, insomma, in maniera amatoriale diciamo che è accettabile. Sì, un professionista farebbe di meglio. Si ricorda quella di 15 anni fa? Quella di 15 anni fa me la ricordo appena, però ero un po' più giovane. Adesso vengo equipaggiato diversamente. La bambina vuoi farla, sì. Vuoi mostrarla. Esatto. Una bella festa. Sì, bella, bella, molto bella. Grazie. È bello essere qua, soprattutto l'ambiente è veramente bello. Molto bello, sì. Siamo al 40%. Tra l'altro con questi strumenti si riesce a vedere anche bene. Sì, davvero, bella. È la prima volta che guardano eclissi? No, sono vecchia, per cui ne ho già viste. Quella del 99 magari, sì, se la ricordo. Quella del 99 che era agosto, se non ricordo male, eravamo giù al sud, molto bello anche lì, è stato quasi totale anche. Posso chiedere se è venuta la foto? No, non è venuta. Non è venuta. No, è venuto un pallino, non si vede bene. Troppo distante? Sì, sì. State andando in giro ad aiutare tantissima gente con questa attrezzatura, cos'è? È un tappo di un telescopio trasformato in un oggetto con sopra del Mylar per vedere il sole senza rovinarsi gli occhi. Siamo stati veramente contenti di aver avuto questa risposta da parte delle scuole della città di Vigevano. È il nostro intento fare divulgazione dell'astronomia e oggi ci siamo riusciti. Abbiamo ancora una notizia: Gualtiero Marchesi è stato nominato ufficialmente ambasciatore di Expo 2015. Il noto chef, originario di San Zenone al Po, è stato scelto per rappresentare l'esposizione universale.